pensavo davvero di poter smettere quando volevo, ma quanti ne ho visti iniziare? E quelli che ho visto iniziare con il passare del tempo, lo fanno sempre di più o sempre di meno? E quanti ne ho visti smettere? Io non sono dell'idea che nessuno smetta, perché io ho smesso, quindi sono dell'idea che si può smettere, ma quanti altri ne conosco? In scena al Teatro Mecenate di Arezzo lo spettacolo di Enrico Comi Stupefatto, tratto dall'omonimo romanzo autobiografico. Un viaggio attraverso le vicende del protagonista Enrico Comi, appunto ex tossicodipendente, passando per la sua lunghissima e dolorosa battaglia per la riabilitazione. Quello che prima sembrava il paradiso, quindi il divertimento dei primi anni, le canne, la compagnia, che sembrava quasi che ti univa con gli amici, sta cosa è stata proprio la disfatta, proprio perché proprio con l'andare degli anni poi ti rendi conto che le droghe sono l'esatto opposto di quello che tu credevi. Sei come anestetizzato in un mondo tuo, incapace di capire e di provare le gioie della vita vera. Uno spettacolo rivolto principalmente agli adolescenti. Gli spettatori sono stati infatti gli studenti di alcuni istituti scolastici aretini. Una volta che loro salgono su questa macchina che li accompagna, una volta che si fanno prendere dal racconto, poi vengono accompagnati appunto in una serie di tappe e quindi vedi proprio le loro facce che cambiano dall'entusiasmo iniziale alla preoccupazione, alla paura, alla riflessione finale, quando poi rimangono veramente turbati, molti pensano alla propria di esperienza. Questo racconto, ragazzi, non finisce, non può finire. Finirà un giorno se riusciremo a fermarla, questa guerra atroce che corrode la felicità di chi usa le droghe e la felicità dei suoi familiari. Il mondo è pieno di ragazzi come Rico. C'è un Rico proprio vicino a te.